Ragazzi, buon pomeriggio, buonasera. Questo è Ardesio, visto dall'abitazione di Flaminio Beretta. Sono qua con Antonio. Ciao Ciao, Antonio. ciao, ciao E Dezio, il primo che benvenuto. andiamo a trovare quando arriva Dezio è il È Flaminio, primo, eh. a grande richiesta dei miei fan che mi seguono, di vedere Flaminio Beretta. Andiamo a salutarlo. Bisogna farlo per forza. È Perché oggi è il d'obbligo. suo giorno, Oggi è il il suo giorno. 31 gennaio è il suo Ah giorno sì? speciale. Perché? È perché lui l'inventore un po' del quello che è a Tramanda e lo Zenerù, scrive la cartolina, Ecco, visto, così che disegna la siamo qua. cartolina, scrive la poesia. Ecco, ce la facciamo dire tutto, ma lo Zenerù, il significato. Zenerù vuol dire cacciare via gennaio. Ok. Zenerù è gennaione in In dialetto, bergamasco, in in dialetto bergamasco, ok. bergamasco. E quindi questa tradizione si tramanda da secoli. Prima magari lo facevano un po' tutta la vallata, negli ultimi 40 anni è rimasto un po' solo ad Ardesio e in pochi altri paesi qua. E Ardesio invece questa sera si radunano tutti i giovani della vallata con i campanacci per cacciare questo Gennaio. inverno. Beh, difatti gennaio, a parte i 31 giorni, è proprio il più lungo in quantità di ore notturne, di Esattamente, notte. quindi per noi era come tornare alla bella stagione, cacciare i brutti pensieri della brutta Oh, stagione, quindi allora, questa cosa si fa da anni. andiamo a trovare il Flaminio. Vieni. Qua è pieno di ragazzi, guardavo qua, scusa che ti sposto i capelli con il gilet dello Zenerù. Bene, dai, in caso una bella Allora adesso andiamo foto. a trovare Flaminio. Ciao ciao. Permesso, qua bisogna mettere il flash. No, no, riprende bene. Ciao Flaminio. Sono quello di Cuneo. Ciao. Ti ricordi di me l'anno scorso? Belli così sono pochi, eh. Belli come no? Dai! Aspetta. Sette giorni, ce l'ho il grappino o vuoi il vino? Vino. Dai, paga un po'. Flaminio, raccontami questa tradizione del Zenerù. È tutta una valla. È Allora raccontami la balla, dai. Come faccio con te? Con i catacchini con te. La poesia per antonomasia, che è la Bibbia Una bella di sotto lì. Gesù. Ah, te immagini il mec morto, comincia però. Perché lui gli ha detto, dunque il suo, se che riesci mai a cominciare. Che la... Lungia incarnata. Lungia incarnata. Primavera, ma che era del Zenerù che la vi percepisce Sì, fagli, ma... Mister Nerle qui... No, Mister Nerle in Dacia. Mister Febrele, aspetta che devo tirare la mente un po'. Ebbene, ma dai, io filmo, tu studia. Devo ranzati. Mister Nerle in Dacia. Mister Febrele qui. Provo, se non tu no. Poesia sul Zenerù. Mister Nerle in Dacia. Il mister Febrele chiude che fece fuori la sovra delle piante all'orto. E me che a forza dai ma parte di pomparato, rispondi da me se come va lavorato. Ingrassato l'autunno e lui va a grassa maruta. No, che sta le chiave sull'orto. Era che era dell'oro, però è bella anche questa. No, no, va mia, vedi questa. No, La che mia era casa del è no, lui. infatti. E che se sbagli A metà andai, sai, da perché le vera. Vabbè, è arrivata l'ispirazione. Ecco, sarebbe la poesia del Zenerù. Certo che Zenerù è un po' malincresce, appena cominciato ma finisce. Sei d'accordo? Ehi, che le forze ne precisano. Sei d'accordo? Con te spate sul freccio. Sei sempre... Malocrezzi. Ma qua c'è solo gli orecchi, sconti
è molto lasciato di gran veloce, però pensare che invece se sta per questo è già la scusa uno per farmi attacco. Dell'or che per una volta si è toffrato e quando il monte de neve è incorciato si agogna un bando al fuoco con un bando al gatto e fa riuscire i castelli e vinto il brutto. Chi ha ardesso non ti chiama Zeneru, quando non ti scassa fa un gran festù e questo adesso ormai è tradizione, appena l'ha finita la processione fa un gran falò e fa pastì pastù. Tanto non tanto si fa mo compagno, togli la pelle di pezzi e gli os di legno, potete mai ne fam, né sì né sogno. Io mai di nessuno che tu sei tontone e tu perdi né bolsa né macchina. Spero che diciamo per 50 anni. Che è questo? Bravo. Ti traduco l'ultima cosa. Questo ormai è tradizione, appena è finita la processione, facciamo un gran falò, facciamo un gran tanto un altro anno sei ancora identico. C'hai la pelle di pezza e le ossa di legno. Poi non hai mai né fame né sete né sonno. Nessuno ha mai detto che sei un bruntolone e non sei neanche uno sbrovolone. Non perdi. Sbrovolone che non perdi la saliva. E speriamo di vederci ancora per 50 anni. Ecco, bene. Ma stasera vieni anche giù in paese. Non vengo lì, li ammasso tutti se vado in paese. Lo sanno già i carabinieri se vado là. Beh, Flaminio, posso dire, sono da esterno trentino, sono veramente fortunato di averti qua a Desio. Tu sei trentino, ma hai detto che sei origini sarde. Mio papà è sardo, mia mamma è trentina. E hai la barba che vede. Ho detto da vecchio, sei diventa bianca, sembra un vichingo. Adesso sono sardo. Posso perché lo mandate in pece la nostra tradizione è spesa più o meno alla so e ha una le domande che vi ha fatto stamattina per ricordo il Mocchi era quello che ha detto che praticamente da due tanto non è fatto di questa tradizione dove c'era in Abruzzo è incredibile come veramente sull'arco alpino stesse tradizioni hanno millenni di storia, no? Esatto. Questo è il cuore proprio di tutto, dell'identità. Chiara 1460 è il monetico lascia a Mocchi. Due persone fanno le parole tecniche mie. Ascolta Flaminio, posso chiederti, possiamo farci una foto assieme? E se si rompe la macchinina? Dai, è lo stesso. Vai assieme, così rimani nel video di YouTube, dentro la mula. In mezzo porta via anche questo. Dai, Flaminio, se no li uso per accendere il fuoco. No, dai, te la Sebastiana. Per me? Grazie Flaminio, te la faccio firmare. Mi ha regalato. Me la... autografi il Mocchi l'è arrivata alla conclusione che tu ci metti però che sto che tu hai cantato prima la prendere svis è una base da restare sempre scrivi scrivi per Deggio e la Mula hai già fatto tutto? No, firmato guarda lì firmi con la X per Deggio Deggio ecco per Deggio e la mula la mula e la mula de Parenzo e firmalo Flaminio Beretta guarda che bene. Aspetta, Oddio, ci sarà stata allora, un conto è vuol dire mandare in banca una cosa in cui no, io ero sempre giusto. Ah, che artista! Guarda! Allora, Flaminio, però, quando la sala è ora, non c'è 203, però non la vuole noi. No, firma, firma. Aspetta. Questo è il gruppo Giovani San Sebastiano, Guarda qua, sei giovanastri in un paese di 200 abitanti, Pensa come sono ridotti. Aspetta, eccomi, è un po' che non lo faccio più, ma... dai.
Mi posso la barba da Dio. La barba, la barba, va bene. Per chi? Per i giovani? Beh. Giovani, San giovani di San Sebastiano. Però io anche quello deve scappare con l'aranciata amara. Ma il corsivo, il stampatello riesco a... Scrivi quel che te vuoi. E lì... Ma te li sei compagni della bottiglia. No. È come una benedizione questa. Bravo, bravo. Sì. Va. Stia. Guarda lì che bello. No. Hola. Bellissimo. Te sei... Sara, è un onore per noi, è un onore. Una foto assieme, dai, a ti, Flaminio, se ci concedi una foto assieme a te. Dai, è un unico proprio. Dai, noi siamo... La tua figlia. Ah, non lo so se andare su per cross a farla. Una ammirazione per te che... Vai a lavorare. Vai a lavorare che è meglio. Ma la c'è le capre che deve partorire tutte, sono partì. Adesso fuga. Dovete il barco stringere il più possibile. Ascolta, ormai lei per dire però. No, no, va bene così. Grazie, grazie. Allora perché si raccontava di... No, non ancora. Non dica sai con. Sgalmere lei da noi, no? Sgalmere si chiama. Non te li sgalmere. Siamo solo, dico, ma però dopo c'è il genio. Ma quanti anni gare quelle lì? Oh no, un paio di mesi. Un paio di mesi queste? Ma quelle sono per girare qua il piano, non è mica... Ah, capito pure che quelle della festa. Sono le babbucce, insomma. Roba comoda questa, no? Ah sì. Cos'è che devi fare, quello che devi fare domani, no com'è? No. Dai, tutti assieme, dai. Dai. Non fare domani quello che puoi fare dopo domani. Voilà. Siccome che gli onge i crest di 2 mm al mis, le grandella la urascas, senza mia faccia di increde, te asse sono spesso. Perché si adreso un gas, anche mezzo le ferisce, anche mezzo le graffasse. Come lei che però la spada è ricca ma sul naso. E chi ripete per le svizz che stanno rosso basso, i cresce alle pandemie e chi tenta del carnas. E come il disio mio mi sta per metto il cuore in pace. Messi il cane a tre sas e senza mia piccante cai, lei non mette busvaltenai. Che c'è palo già carnata, lei è la più gran fregata. Hai capito un po'? La fine. Capi niente. Siccome le unghie crescono di 2 mm al mese, è una gran bella cosa da darsi da fare e tagliarle di... spesso. Le unghie dei pei. E quelli poi dei piedi, standoci addosso col peso, può succedere che crescono anche più di 2 mm al mese e che tentino di incarnirsi. E come diceva un mio amico, che lo diceva davvero, le gran burrasche e tagliarle spesso. E per non, senza picchiare nei calli, è meglio durare le tenaglie. Va bene. Ah! Ma con le tenaglie, dica. Perché, dopo? Perché ce l'hai ancora le pecore? Sì. Ma dopo le guardiamo, andiamo a vederle. Mio nonno invece diceva, piuttosto che perdere una tradizione, è meglio bruciare in paese. Ma scusa, i pantaloni li hai fatti nuovi questi? No, c'hanno un po' d'anni. Infatti io però, quello sarebbe il vestito della festa. Ah! Anche la giacca l'avevo stamattina. Ah, boh. E anche il mantello. Ma adesso si tacca. E stamattina che arriva il mio figlio in su, dopo ero là, uno mi ha detto guarda che te sei aperta la porta. E si era staccato. Un buon nostro. Un bottone l'ho perso. Ma hai fatto con cosa questo? Lana. Lana. Filata e tessuta e tutto. Ma te? Io. Fai tutto te? Io, ma adesso sono due anni e più che non filo, Basta. Sono ben, no, poi 2 anni fa mi sono fatto male. L'asino. Con l'asino? Mi ha fatto venire giù rotoloni, mi ha male la spalla male. No, l'ho venduto perché è troppo feroce. Feroce. È un giovane maschio, il primo giorno mi ha dato una zuccata e mi ha buttato. Ma poi l'asino l'avevi mangiato, no? Quello là che hai visto in foto l'ho mangiato, no, questo qua l'ho venduto a là che c'ha 5-6 asini, ma l'ha macellato. Ah, l'ha macellato. E c'è, no, ancora del mio asino che ho macellato.
Ho contatto così in sotto le pecore. No. Ma le mucche non riesco a farle pascolare lì, eh. Come no? Sì, guarda le pecore. Sono rotoloni, Jacopo. E qua. Passa il porto. Andiamo a vedere dove va Flaminio. Lui concia le pelli qua, quella lì è una pelle che stai conciando. L'ultima l'esperimento col fumo questa, però potrebbe venire bene, però con la Urala adesso, vedi che tirandola e tante cose dovrebbe venire. Ma lo fai te a mano? Sì, ma conciata col fumo questa, due giorni. Ah, allora, deve concia. Andate qui che studio. Dai, ma vieni qua a vedere. Questo è il telaio. Dove è il telaio? Questo è un paio di pantaloni. E tra 15 o 20 giorni li metto. Ma e li giri o se perdi? No, sono così. L'interno c'è la, c'è la lana dentro. Però. Caldo. No, ma no. Che mi ha male. Però un anno che sono lì fermi, inizia il problema, poi usarli. È come questo, li metto a morbide dopo. Si ammorbidisce un po'. Sì. Ah, qual telaio. Qua c'ho e... La chimica, fisica, il cinese, chi vuole studiare il cinese, ma meccanica, quello che vuoi, eh! Hai di tutto, qua è la dispensa! Sì, quella sarebbe la dispensa. Quelle scarpe, anche queste sono di legno! Ma non l'hai fatte te? Ma con sotto, sì, ma con sotto i tacchetti di chi le calcio, ah, vedi che... Ah, è tacco un All Stars e l'hai attaccato su un tacchetti di... Dovrebbero piegarsi, vedi che c'è lo snodo qua. Hai fatto te? Vabbè, anche questi c'è lo snodo. Guardalo. Ehi, dopo un bell'albero, guarda. Allora, lui gioca a calcio, ti dà di quei tacchetti nuovi perché questi sono un po' finiti, non tengono tanto. Tutto... Dai Simone! No, poi ce l'ho un altro paio di scarpe. Ma guarda che io metto i 45 minimo. Ascolta, questa... Belaghi. La conserva e pomodoro hai anche. Guarda, sì, non quelli ho comprato. Ho fatto un chilo di... No, ho fatto 5 kg di conserva per tavolo. Venuta la grande e andate tutti. Beh, vai, vieni qua nella cucina. È una specie. Ma ce l'hai nell'officina? Questo è per filare. Ma adesso non va, A pedale, fai con me, ma tutto non può andare perché non l'hai più usata. Anni che fermo, però quando gli stecchi il canadese ho provato e funzionato ancora loro. Sì, 43 momenti. Bisogna scogliarlo un attimo. Qua è il banco da lavoro. Ehi, può dire tutta la tessatura. Questa è la cucina allora. Guarda tu. Ah, lo mio. Ma è da mangiare dov'è che lo fai? Anche la stessa affumicatura però. La pelle l'ho appesa qua sotto per affumicarla. E poi ho tappato il camino che così il fumo veniva fuori di qua, no? E dopo usciva dalla finestra. No, chiudevo anche la finestra, però stavo fuori io. Ah, era il mio. Vedi che ho portato le mele che ha là, se no c'è il rigore. Il mulino. Metti dentro strumento qua. La sua macchina lì. Adesso funziona. Ma fatemi un po' però ci ha messo a funzionare. Pronto per lo Zelerù? Certo, sempre. Ah! Grazie mille. Ma te, studi il primo, che a me... Adesso ti metti a conciare le pelli? Certo, sia.
quando lì le esito tutte, sto tutto noi a tutti, ma che mi ha preso, perché è nato un malporto, va bene, grazie mille, Franco. Bene, uguale, uno dei tacchetti, va bene, dai. Grazie per la mini, grazie ancora. Se vedi i tuoi, saluto Mimi, ehi. Anche te, mi raccomando, sempre avanti. Mai passione, sempre avanti, mai passione. Che tira l'ugolo. Arrivederci. Cagnaccio, soli. Dai. Passa fuoco. Arrivederci. No, se tu sei triando grande, via, se tu sei che ha... Passa fuoco, passa fuoco. Cappello di... Cervo. Cosa? Cervo? Oh, bello. Vai. Hai guardato il posto, Ciro, o... Pensa che tu dormi. Oh, bene! Quanto ero forno siete, quando eri a lei siete la ragazza, andò in lembra che è un uno sul mezzo. Ma per fatto, si mette lì, un mantello, e vedendo che il lavoro è bello. Bergamasco, che razza metti, c'è già mai come, non te? Venite, che mio, il nome è Bergamasco. Mio. Chi? Ah, Iruk. Cacci, c'è già mai come. Ruggale, ruggate per lì scappo. Netta fuori dal bosco. Pulito dal bosco, sì. Ne sta rucca fuori ciò. Ma i scalì. Che mio termine in Bergamasco. Ma non è quello di mio. Non per dire. Ne che io mi ha tata per i scalì, non per galloni. Stavi bene, buona festa. Ci vediamo il prossimo anno. Dai. E se vengo su in autunno per le transumanze, vengo a trovarti. Porto la bottiglia di Barbera De Cuni. Ehi, guardi lui. Ciao, buone cose. Dai, ciao, ciao, ciao. Adesso chiude le pecore così si scaldano, ma non fa freddo quest'anno. Cosa ne dici di questo cambiamento climatico che non nevica più? Se è passato il tempo. È già da un po' d'anni, eh? Non fa più le cose regolari, ma da roba come si fa? Però chi lo sa. Non è più come una volta. Bon, ciao, buone cose, ciao ciao. Come primo video qua da Ardesio penso che eravate tutti entusiasti di vedere il Flaminio Beretta, quindi lasciate un like, commenti al mio canale YouTube Deggio la Mula. Come vi ripeto, se mi sostenete ho una piccola offerta, riesco ad andare in altri luoghi in tutta Italia. È un ciclo, è giusto così, un ciclo.